Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e ben ritrovati al programma Camerota riparte in forma. Da questi studi il sindaco Scarpitta mi ha invitato ad un confronto pubblico per quanto riguarda la debitoria dell'ente. Io sono pronto in qualsiasi momento a fare questo confronto, soprattutto alla luce degli atti e dei documenti rinvenuti oltre che sul protocollo dell'ente, ma sono atti depositati nella Casa Comunale. Allora partiamo innanzitutto da alcuni atti su cui lui dice che avrei detto delle bugie, avrei infangato il buon nome dell'amministrazione, ma gli ricordo che il sottoscritto, oltre che essere un consigliere comunale di minoranza, ha la responsabilità di effettuare il controllo sugli atti amministrativi e di questo parliamo, ma i fatti e gli atti smentiscono quello che lui ha riferito da questi studi. Innanzitutto omette una serie di considerazioni su atti depositati presso il protocollo dell'ente, ripartendo proprio da questo pignoramento pervenuto a seguito di una sentenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha assegnato una somma pari a 955.000 euro su una richiesta di pignoramento di 1.650.000 euro. Atto che potete vedere, e prego la regia di scorrere la successione degli atti. Quindi sono atti depositati, notificato all'ente il 20 di gennaio, rinvenibile sul protocollo dell'ente, così come un ultimo pignoramento pervenuto in data 31/2020 e notificato al Comune di Camerota in data 11 febbraio 2020, per un importo pari a 101.000 euro. Quindi questi sono fatti. Lui sostiene che il Comune di Camerota sta provvedendo a onorare il piano di riequilibrio finanziario. Innanzitutto gli ricordo che la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario non è stato a distanza di 2 anni dalla rimodulazione, che ha prolungato ulteriormente la debitoria dell'ente, ancora non è stato approvato dalla Corte dei Conti, per cui parliamo di fatti e di atti che ancora non si sono conclusi. Ma quello che ci suona strano, che a fronte di tutti questi atti, che così come abbiamo fatto scorrere, la regia ha fatto scorrere, troviamo poi una serie di decreti ingiuntivi, e prego la regia di farli scorrere, una serie di decreti ingiuntivi che vengono notificati all'ente. Quindi lui parla di azioni di risanamento, però gli ricordo che se il Comune è in salute, nonostante la stretta e soprattutto l'azione così violenta da parte della Soget, nei fatti poi questa azione di risanamento viene smentita dai pignoramenti e dai decreti ingiuntivi che vengono notificati molto spesso al Comune di Camerota. Quindi lui parla di risanamento, però nei fatti questo risanamento non si riscontra. Un altro degli argomenti su cui ha ritenuto di fare una polemica è quello relativo alla nota del generale Zaccagnini inviata all'ANAC, e io farò così come fatto in precedenza, quindi parliamo di atti e non parliamo chiaramente di mie invenzioni o di mie bugie. Quindi probabilmente chi da questi studi ha declinato più volte la parola bugiardo viene non solo smentito dai fatti, ma probabilmente chi dice bugie oppure non verifica gli atti che vengono notificati all'ente è lui. Allora delle due una: o non va a verificare gli atti che vengono notificati all'ente,
oppure qualcuno gli nasconde gli atti. Però mi sembra strano che una nota così importante io non ti denuncio, perché è una questione di natura politica, quindi non c'è bisogno di ricorrere a queste vie. Io ho posto un interrogativo e ti ho chiesto come mai non avevi reso pubblico un atto di una certa rilevanza, tant'è che andando a scorrere il protocollo dell'ente partiamo da una nota pervenuta il 22/10, dove appunto c'era un avvio del procedimento, poi una richiesta da parte del responsabile dell'area finanziaria, il dottore Castaldi, che faceva una richiesta di accesso agli atti indirizzata all'ANAC. Successivamente c'è la nota del generale Zaccagnini, indirizzata tra l'altro al segretario comunale, al sindaco del comune di Camerota e al responsabile dell'area finanziaria, il dottore Castaldi, e poi stranamente il sindaco chiede al segretario comunale se vi sono note a firma del generale Zaccagnini. Ma mi sembra strano. Poi tra l'altro il segretario comunale, con una ulteriore nota facendo riferimento alla nota del sindaco, chiede all'ANAC se vi sono note relative a questa vicenda. Ma il tutto chiaramente appare molto strano, perché sono atti che io ho rinvenuto al protocollo dell'ente e il sindaco probabilmente non sa e non è a conoscenza di questi atti. E quindi, così come dicevo prima, o non è andato a scorrere il protocollo dell'ente, nonostante alcuni di questi atti siano stati indirizzati pure a lui, oppure qualcuno gli nasconde gli atti che arrivano al comune di Camerota. Ritorniamo poi su un argomento sul quale lui preferisce chiaramente glissare, quindi preferisce non parlarne, ed è l'argomento legato alle società partecipate e alla interrogazione a risposta scritta con contestuale esposto fatto dai sei consiglieri di minoranza. Ma mi sembra strana anche questa vicenda, perché poi in data odierna apprendiamo sempre dal protocollo dell'ente che indirizza una nota al dottore Giovanni Castaldi per conoscere gli aspetti di natura tecnica di questa nota. Allora voglio dire a Scarpitta che a noi gli aspetti di natura tecnica, che già abbiamo esposto e indirizzato agli enti preposti al controllo, non ci interessano. A noi interessa l'aspetto politico, ma soprattutto interessa se lui era a conoscenza di questa situazione legata alle società. Anche perché dagli atti e dal verbale del 19 aprile 2019 il dottore Castaldi si reca all'assemblea della Calanca SRL su sua delega, quindi mi sembra strana anche questa vicenda, che lui non sappia che è stato delegato dal sindaco a prendere parte a questa vicenda. Quindi risponda se era o meno a conoscenza che il dottore Castaldi su sua delega aveva partecipato e quindi era a conoscenza della situazione patrimoniale di questa società, così come poi lo era a conoscenza, ma tra l'altro nel comizio del 2019, quindi prego la regia di inviare il comizio del 2019, dove lui stesso in pubblica piazza il novembre 2017, quindi a distanza di pochi mesi dal suo insediamento, parlava di 15 milioni di debiti da parte del comune e parlava dei debiti delle società partecipate. In campagna elettorale Mario Scarpitta lo aveva promesso: in caso di vittoria, dopo 150 giorni dall'insediamento, avrebbe raccontato come stavano realmente le cose. I debiti oggetto di contenzioso del comune di Camerota ammonterebbero dunque ad oggi a circa 15 milioni di euro. Quindi non può non dire oggi o non sapere che queste società, nonostante poi nel 2018 sono state messe in liquidazione, avevano un'esposizione, avevano un debito considerevole.
Ma tra l'altro questo è stato affermato più volte anche in sede di Consiglio Comunale, quindi questa nota indirizzata al dottore Castaldi per conoscere gli aspetti tecnici delle società, francamente è un aspetto che a noi non interessa. Poi chiaramente risponderà, se lo riterrà opportuno rispondere, nelle sedi opportune, però a noi interessa non l'aspetto tecnico che noi abbiamo già sottolineato in questa interrogazione, ma interessa l'aspetto politico della vicenda, ma soprattutto interessa se lui era a conoscenza che queste società partecipate avevano una consistenza debitoria notevole. Poi un altro degli aspetti che francamente ritengo grottesco è quello relativo alla vicenda del Palazzo Marchesale. Gli ricordo innanzitutto che nel Consiglio Comunale del 22 febbraio 2019 proprio io presentai un'interrogazione ad una settimana dalla giudica del Palazzo Marchesale da parte di privati, presentai un'interrogazione con la quale invitavo l'amministrazione ad esercitare il diritto di prelazione e in quell'occasione davamo la disponibilità a collaborare, a compiere tutti gli atti per finalizzare l'acquisto da parte dell'ente. Noi non siamo stati mai coinvolti. Come al solito Scarpitta ritiene di essere diciamo di non confrontarsi e di non come dire, di non accogliere questo nostro invito e questa nostra disponibilità. Poi, in qualità di consigliere comunale, da questi studi io ho riportato quello che era un'ordinanza del TAR, un'ordinanza cautelare, e lo dico pubblicamente: accogliamo con favore che il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente al Comune per quanto riguarda l'ordinanza cautelare, però, come ha detto anche lui, ancora c'è il terzo atto, che è il merito, che si discuterà dinanzi al TAR. Quindi non devi dire che i consiglieri di opposizione tifano per il privato, perché è una menzogna, è una bugia e non ti è assolutamente consentito di dire bugie, perché questi sono i fatti e i fatti politici parlano per atti amministrativi. Noi abbiamo votato quella delibera, così come per primi chiesto al Comune, all'amministrazione di esercitare il diritto di prelazione, e non puoi raccontare menzogne venendo qui a dire che i consiglieri di minoranza invece tifano per il privato. Noi siamo stati conseguenziali rispetto a questa vicenda, ma ci preoccuperemo soprattutto, una volta definita questa vicenda, sperando che si definisce positivamente per il Comune, di valorizzare questo bene e di portarlo finito affinché Marina di Camerota acquista anche una veste diversa in un'area strategica e di importanza, ma soprattutto perché quel bene può rappresentare anche un motivo di sviluppo dal punto di vista non soltanto di un bene di natura storico e archeologico, ma soprattutto per sviluppare segmenti diciamo legati alla sua valorizzazione. Poi in merito alla vicenda del gruppo di Camerota Riparte, gli voglio ricordare che nel nostro gruppo c'è democrazia, c'è confronto, e rispetto alla vicenda delle dimissioni della consigliera Sara Infantini, che ringrazio per il lavoro svolto fin qui, augurandogli chiaramente per la scelta di vita che ha fatto tutto il bene, perché chiaramente in questi casi sono scelte di vita non solo che vanno rispettate, ma non c'è diciamo altra scelta più importante di quella di seguire il cuore e di seguire chiaramente quelle che sono le scelte personali.
ma voglio ricordargli che a differenza del gruppo di Camerota Riparte, che ha fatto una considerazione al suo interno, coloro i quali non hanno accettato la carica, non perché hanno abbandonato il gruppo, ma perché hanno ritenuto che all'interno di questo gruppo vi fosse una persona, parlo di Mimmo Spiniello, ringraziando ancora una volta lo spirito di sacrificio di due soggetti, e mi riferisco a Carmine Caputo e a Dina Quintiero, che hanno ritenuto in maniera molto diciamo aperta, democratica, ma sulla base anche di considerazioni legate all'attività di Domenico Spiniello che sta svolgendo sul territorio, che questo compito, questo ruolo, e si sa che svolgere il ruolo di consigliere comunale di opposizione non è semplice, non è facile, va bene, fosse più indicato Mimmo Spiniello, e quindi loro hanno deciso in completa autonomia e sulla base appunto di un confronto avvenuto tra i componenti della lista di Camerota Riparte di delegare Mimmo Spiniello in questo ruolo, soprattutto per quello che sta svolgendo, per l'attenzione che rivolge quotidianamente sul sociale, anche perché voglio ricordare che Mimmo Spiniello svolge un'attività sindacale, per cui hanno liberamente scelto di indicare Mimmo Spiniello. Questo invece all'interno del gruppo Terra d'Amare non è avvenuto, perché voglio ricordare che il gruppo Terra d'Amare amministra questo comune, dove due consiglieri che avevano delle deleghe importanti, mi riferisco al consigliere Francesco Calicchio, che aveva la delega di vice sindaco e delle deleghe importantissime e fondamentali, e José Saturno, anche lui aveva delle deleghe importanti all'interno dell'amministrazione, hanno abbandonato il gruppo Terra d'Amare costituendo un altro gruppo, e di fatto in contrapposizione al gruppo Terra d'Amare. E allora di questo lui ha preferito non parlarne, perché non sono divergenze di natura personale, ma è un fatto politico rispetto al quale lui ha preferito sempre non parlare. Ecco perché le affermazioni che il gruppo Terra d'Amare ormai è finito, perché nel momento in cui due soggetti, due personalità di quella amministrazione importanti, con ruoli importanti, lasciano quel gruppo non per divergenze personali ma per motivi politici, spiegati tra l'altro in maniera molto esaustiva da questi studi dall'avvocato Francesco Calicchio, al quale non è stata data nessuna risposta, perché ha posto degli interrogativi seri, degli interrogativi molto gravi, ai quali Scarpitta ha preferito non rispondere. Quindi non è che sono mie considerazioni, oppure ho cercato di infangare il gruppo Terra d'Amare, ma sono considerazioni fatti da un consigliere che aveva una delega importante, era il vice sindaco di quella amministrazione, al quale non è stata data nessuna risposta, così come ha abbandonato anche un'altra dei candidati del gruppo Terra d'Amare, Sara Pellegrino. Quindi se ho fatto delle affermazioni, sono delle affermazioni legate appunto a uno sgretolamento del gruppo Terra d'Amare. Poi, per quanto riguarda invece un altro aspetto che ha bypassato in questa trasmissione, voglio ricordare a Scarpitta che innanzitutto bisogna avere rispetto del ruolo di chi fa opposizione. Lui in questa trasmissione più volte chiaramente bypassa quelli che sono temi rispetto ai quali preferisce non discuterne e non affrontarli, ma gli voglio ricordare che ancora una volta quando un gruppo di opposizione convoca un consiglio comunale deve rispettare i termini entro i quali il consiglio comunale, e reitero l'invito al presidente del consiglio comunale Giuseppina Cammarano a provvedere, anche perché proprio stamattina è partita la diffida al prefetto
per la mancata convocazione del Consiglio Comunale. Questi sono i fatti, e fatti suffragati da atti, non, come dice lui, da chiacchiere, anche se vogliamo il termine utilizzato, bugie, infangare. Io non ho infangato nessuno, ho soltanto descritto con atti quello che è lo stato di salute dell'ente, che è il ruolo che mi compete, e poi, dopodiché, in qualsiasi momento sono pronto a parlare di questi argomenti e quindi anche della debitoria dell'ente e sul fatto che l'amministrazione Scarpitta non sta procedendo al risanamento del comune di Camerota. Grazie.